Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. I 2 anni di Conte, il premier avvocato diventato politico, da presunto uomo di paglia a presunto autocrate, il passo è breve. Misura di 2 anni, il tempo esatto finora di permanenza a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte, l'avvocato che doveva ballare a comando di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e invece proprio no, la musica l'ha detta lui e da parecchio. Dividendi e maxi fusione, ma con la CIG il caso ha un nella rincorsa agli ammortizzatori sociali durante l'emergenza c'è qualcuno che l'ha fatta più grossa: richiedere la cassa integrazione anche se il lavoro non è mai mancato, distribuirsi utili milionari in piena crisi Covid, appunto, e rischiare di compromettere un'acquisizione da 30 miliardi di dollari. Questo è il caso Aon. Vacanze 2020, viaggio nei bagni di Romagna, tra poco tra posti dimezzati e igienizzazioni. E qui abbiamo inventato il turismo di massa, tocca a noi rinnovarlo e resistere. Se queste coste è nato il turismo balneare di massa, adesso tocca a noi rinnovarlo dopo la pandemia per dare al turista più spazio e tranquillità. Simone Battistoni è il gestore di uno degli oltre 1200 bagni privati della costa emiliano-romagnola. Dal 1926 la sua famiglia è proprietaria dei Bagni Milano a Cesenate, che oggi è presidente della cooperativa dei bagnini locali. Il nostro settore vale il 13% del PIL della regione, spiega, mentre igienizza lettini e ombrelloni al termine della giornata. Dopo il via libera del 23 maggio, questo fine settimana è stato il primo banco di prova per adattarsi ai nuovi protocolli. 12 metri quadrati per ogni ombrellone, 1,5 metri di distanza per lettini e sdraio che sono fuori da quell'area. Forza Italia, l'ex parlamentare Pittelli intercettato, diceva Tremonti prendeva 5 milioni a emendamento. Noi lavoriamo, io, Pecorella, Gaetano, l'ex deputato, e altri lavoravamo fino alle 4 del mattino e quelli coglionavano, e sì, hai capito, facevano i soldi questi. Quando parla l'avvocato Giancarlo Pittelli, insomma il principale indagato dell'inchiesta Rinascita Scott, spesso fa riferimento al periodo in cui è stato parlamentare di Forza Italia. Coronavirus in Egitto, la pandemia è un domino fuori controllo, sistema sanitario alla deriva. Mona Mina, ex segretaria generale del sindacato dei medici egiziano, da sempre intransigente sul bisogno di mantenere alto lo standard della sanità pubblica, racconta la crisi innescata da Covid-19. A febbraio i casi sembravano sotto controllo, ma ad aprile i numeri hanno iniziato ad aumentare. Irrazionali le misure di contenimento del governo, che non ha regolato i trasporti, enorme veicolo di diffusione del contagio. E la lista dei medici morti si allunga giorno dopo giorno. Notizie da Napoli e dalla Campania. Serie A, il Napoli torna in campo il 23 giugno a Verona. La Lega Calcio ha diffuso il calendario della Serie A fino al 23 luglio. Il Napoli tornerà in campo in campionato martedì 23 giugno alle 19:30 contro il Verona per la 27esima giornata. Concorsone Regione Campania, il TAR ammette ricorrenti a prove supplettive. Sono più di 40 i ricorrenti al concorso, tutti assistiti dallo studio legale Leone Fell e C, ammessi con riserva ai fini della sola partecipazione alla successiva fase concorsuale. Concorsone quindi per la Regione Campania, il TAR ha messo queste prove supplettive per i ricorrenti. Sono più di 40, come dicevamo, i ricorrenti al concorsone RIPAM Regione Campania e tutti assistiti dallo studio legale Leone FLC, cui il TAR della Campania, la sezione quinta, presidente Maria Abruzzese, ha pronunciato con decreto datato 1 giugno l'ammissione con riserva ai fini della sola partecipazione alla successiva fase concorsuale nelle date rispettivamente calendarizzate per i profili di pertinenza, sia per la categoria C, i diplomati, che per la categoria D, i laureati. Notizie da Treviso e dal Veneto. Negozi a Treviso, aiuti a chi ricontratta l'affitto. Il comune mette 100.000 euro. Il bando è già scritto, sarà pubblicato a inizio luglio. Anti-economiche, la decisione di alcuni di non ribassare i canoni. Quarto giorno senza contagi nella Marca, ancora 0 decessi, ultimi 4 pazienti positivi nell'ospedale di Vittorio Veneto, l'attesa per diventare provincia Covid-free.
Conegliano apre un caffè intitolato al coronavirus ispirato a questa pandemia, dice: primo taglio del nastro dopo il lockdown, la titolare aveva gestito in passato un altro locale nella zona. Malore nella cabina del suo camion, gravissimo autotrasportatore, l'episodio alle 11 di ieri mattina nel piazzale dell'azienda logistica Gugel di Pieve di Soligo. L'uomo, un 57enne della zona, è stato intubato e trasportato d'urgenza al Cafoncello di Treviso. Lutto alla Colfert, morto l'imprenditore Gigi Zanato, fondatore dell'azienda, il presidente dell'azienda con sede a Mogliano Veneto, è deceduto all'età di 82 anni. Lascia i figli Mirko, Daniele e Silvia. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Avaria al motore, soccorse due imbarcazioni, intervento della Guardia Costiera di Monfalcone al largo di Grado e di Lignano. Sono stati effettuati appunto ieri due interventi di soccorso coordinati dalla Guardia Costiera di Monfalcone con i due uffici dipendenti di Grado e Lignano Sabbia d'Oro. Alle 15 l'allarme è scattato a Grado, dove un natante da riporto di circa 6 metri con tre persone a bordo, tutti della provincia di Udine, ha subito un'avaria elettrica a bordo in località Ravaiarina. Perde il controllo della moto, Centauro muore sul colpo, incidente nella prima serata di ieri a Forni di Sotto, inutili tempestivi soccorsi, una tragedia appunto nella prima serata di ieri, intorno alle 21.30 a Forni di Sotto, sulla strada che porta a Forni di Sopra, appena dopo il ponte, per causa in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo delle due ruote ed è rovinato sull'asfalto. Ridate lavoro e dignità ai musicisti. Francesco Biarzatti si è fatto portavoce della comunità degli artisti italiani, considerata categoria invisibile. Non ci considerano, ci danno dei giullari e siamo tra quelli che rischiano di restare fermi tutta l'estate. Per gli artisti, tutti quanti, sarà un'estate difficile. I nuovi decreti governativi e le applicazioni nelle regioni hanno lasciato però aperte alcune porte e chiuse altre. Se per i cinema, i teatri ci sono le date di riapertura, per la musica esistono paletti fisici in grado di cambiare le sorti di un'intera stagione, se non di un intero anno. Un massimo di 200 spettatori per gli spettacoli al chiuso, 1000 per quelli all'aperto. Queste le concessioni che significano stop ai grandi eventi. L'educazione sentimentale di Pasolini in Friuli, in un futuro aprile, è un docufilm interamente prodotto e girato a Casarsa e dintorni. Online dal 1 giugno, dal 1942 al 49, Pierpaolo Pasolini visse stabilmente a Casarsa, paese natale della madre Susanna Colussi e per adozione anche del poeta, che già da bambina aveva passato molto tempo in Friuli. La formazione sentimentale, ma soprattutto culturale di Pasolini, dal contatto con la lingua e le tradizioni del mondo contadino politico nel PC all'insegnamento, avviene appunto interamente in questo luogo e in questo periodo che coincide anche con l'esordio letterario. Al visionario il primo sistema modulare anti-Covid, il cinema udinese si conferma ancora all'avanguardia dopo aver lanciato in anteprima mondiale le elegantissime sedute anticontagio Butterfly, appunto, le elegantissime Butterfly, cioè dispositivi di distanziamento ad ali di farfalla brevettati dalla Lino Sonoco International Seating, non sono l'unica novità che attende il pubblico del cinema visionario di Udine, un'altra eccellenza produttiva del Nord-Est. Idea Prototipi di Basiliano ha infatti realizzato Modula, il primo sistema modulare anti-Covid per il controllo e la sicurezza degli accessi agli ambienti pubblici. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.